riesce a vincere per 1-0 contro il Carpi nella gara valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Lega Pro, iscrivendo così il proprio nome come 36esima vincitrice dell'Albo d'Oro della competizione. Il Carpi scende in campo con una formazione imbottita di elementi molto giovani, con il chiaro intento di preservare i titolari per il finale di campionato, considerato il distacco di soli 2 punti dalla Carrarese. Dal canto suo, mister Braglia fa riposare Bagovu, Cazzola e Colombi. Al loro posto inserisce dal primo minuto Tarantino, Mezzavilla e Fumagalli. In luogo dell'infortunato Fabbro e dello squalificato Mauri, inserisce Diandà. Modulo 3-4-3. Coreografie da brividi, quelle mostrate stasera dai tifosi delle Vespe, quasi a suggellare un patto di ferro o acciaio tra la tifoseria e i calciatori servisi. In questo momento è importante unire le forze per non lasciare nulla di intentato. Infatti, dopo la conquista della salvezza in matematica, la conquista della Coppa Italia, un pensiero a quel sogno Serie B sono tutti a farsene. E come dice un vecchio proverbio, non c'è due senza tre. Al primo vero affondo la Juve sta per passa, il 12esimo quando Tarantino crossa in aria e Mezzavilla è abile ad anticipare il suo diretto avversario e a spedire la palla alle spalle di Mandrelli. Ancora Tarantino al 19esimo fa fuori 3 avversari e calcia a rete, ma Mandrelli para. Al 22esimo sulla giostra occasione sale anche Albadoro, botta dal limite ma il portiere ospite devia in calcio d'angolo. Al 3esimo ancora Albadoro, su passaggio di Guonzo insieme rovesciata prova a impensierire Mandrelli ma senza fortuna. Il Carpi si vede solo al 40esimo con un tiro di De Sousa alto sulla traversa. Il secondo tempo vede le Vespe alla ricerca del raddoppio con Tarantino che al 10° calcia trovando la risposta di Mandrelli. Al 24esimo del secondo tempo Mezzavilla manca il raddoppio la sua doppietta personale quando impatta male il cross di Tarantino. Al 28esimo del secondo tempo lo schema provato in allenamento vede Rizzi liberarsi per il cross della sua terra dove Raimondi trova l'opposizione del difensore ospite che gli neutralizza il tiro. Al 39esimo del secondo tempo ultima emozione della partita con Bagogo che sul cross di Diandà di testa colpisce il legno a portiere battuto. Dopo 2 minuti finisce il match con la Juve Stabia che immediatamente conquista la Coppa Italia. Ricordiamo che le Vespe sono imbattute nella competizione con 4 vittorie e 3 pareggi.